Presidente, buongiorno e benvenuto. Cos'è questo Via Vai? Di che cosa si tratta? Ci può fare una panoramica generale? Sì, Via Vai è un programma preparato della Fondazione per la Cultura Svizzera Pro Elvezia. La Fondazione per la Cultura Pro Elvezia è una fondazione interamente finanziata dallo Stato svizzero, ma indipendente sul piano del contenuto. Il nostro compito è, perché abbiamo in Svizzera molte comunità, parliamo il tedesco, il francese, l'italiano, io sono di lingua materna francese, mi scuso per il mio italiano un po' così. Se vous voulez, non pouvons parler en français, c'est pas un problème. Proviamo in italiano lo stesso. Allora, il nostro compito è di lavorare per fare in modo che le diverse comunità di svizzere all'interno del paese hanno delle legame sul piano culturale. E lavoriamo a fare in modo che tutte le comunità lavorino insieme. E sul piano all'estero facciamo in modo di assicurare la promozione dei nostri talenti culturali all'estero. E qui abbiamo la possibilità di favorire o di preparare un programma di collaborazione culturale con la Lombardia. E siamo due paesi in Europa a parlare italiano. Italia e la Svizzera, e abbiamo una responsabilità per fare in modo che l'italianità si possa esprimere il suo talento sul punto di vista culturale. Dunque vogliamo fare quello e poi vogliamo anche fare in modo di sviluppare una rete fra le istituzioni culturali sia in Lombardia sia nel Ticino, per fare in modo che i nostri artisti hanno la possibilità di circolare fra queste istituzioni e sviluppare anche, mostrare anche i loro progetti. Dunque, Via Vai, il nome dice quello che dice, no? C'è una Via Vai fra l'Italia e la Lombardia, fra l'Italia e la Lombardia sì, ma fra Ticino e la Lombardia anche. Noi vogliamo mettere in evidenza questi legami culturali e il ruolo della cultura anche di avere dei progetti che vanno al di là o sopra i frontieri nazionali, così come lo facevano nei tempi passati i contrabbandieri. Infatti il sottotitolo è contrabbando. Sì, ma nel punto di vista ironico, diciamo così, in un tempo dove la frontiera era un ostacolo al sviluppo sociale, adesso non vogliamo una frontiera che sia un ostacolo al sviluppo culturale, quando il veicolo principale della cultura, la lingua, è la stessa per le due comunità.